Cultura. Motori. Natura. CMN Magazine. Cultura. Motori. Natura. Questo programma è offerto da Ferraristi Toscani in collaborazione con Scuderia Rovereto, Enrico Varini. Amici telespettatori di CMN Magazine, un saluto dalla vostra Serena Martinelli. Oggi ci troviamo a Rovereto sulla Secchia, in provincia di Modena, per un evento diciamo sopra le righe. La scuderia E-Team Rovereto, in collaborazione con l'associazione Sopra le Righe Dentro l'Autismo, hanno creato per il secondo anno consecutivo l'evento Copiloti Sopra le Righe 2023 e daranno la possibilità a questi ragazzi di poter avvestire il ruolo di copiloti al fianco di piloti professionisti del rally, e quindi parliamo di campioni sia nazionali che internazionali. La giornata sarà all'insegna del divertimento, addirittura il battesimo della sella con il maneggio Re Artù, e poi tanta musica e soprattutto buon cibo con lo street food. Ma rimanete con noi perché andiamo a scoprire i veri protagonisti di questa manifestazione. Siamo in compagnia della presidentessa dell'associazione Sopra le Righe Dentro l'Autismo, Paola Rossi. Innanzitutto grazie dell'invito, Paola, e questo evento è arrivato alla sua seconda edizione. Grazie a voi, grazie a voi. Sì, veramente noi siamo molto molto emozionati perché appunto è il secondo evento, abbiamo ripetuto perché il primo è stato veramente eccezionale, abbiamo avuto un riscontro da parte dei nostri ragazzi veramente bellissimo, sono praticamente andati a casa tutti gasatissimi, pieni di energia, anche perché diciamo che è stato un evento organizzato in modo sperimentale, cioè non è così usuale insomma radunare, portare appunto come copiloti dei ragazzini speciali, quindi è stato un esperimento riuscito benissimo e per questo siamo alla seconda edizione e siamo grati al team di Rovereto perché comunque si sono messi a disposizione veramente a 360 gradi e quindi è stata una bellissima esperienza e oggi sarà altrettanto una bellissima giornata. Quanto è importante parlare di inclusività? Tantissimo, la sensibilizzazione è un nostro focus nei progetti, nelle cose che organizziamo noi come associazione nel nostro territorio. È un focus perché più si sensibilizza, più si parla di questo mondo, più ovviamente c'è conoscenza, e laddove c'è conoscenza ci si approccia comunque verso comunque il diverso in maniera positiva e si abbattono tutti questi muri, queste ostilità, e quindi ovviamente io dico sempre che è uno scambio reciproco, è un dare un avere, quando ci si mette nella posizione dell'ascolto verso questo tipo di problematiche non si può che entrare in un mondo meraviglioso, bisogna conoscerlo però, e quindi noi siamo qua per questo, per sensibilizzare, per portare questi messaggi importanti a tutta la cittadinanza. E noi di CMN Magazine veramente ci uniamo a questo messaggio forte. Grazie a Sopra le Righe Dentro l'Autismo e grazie a lei Paola, veramente è stato un piacere, grazie. Siamo in compagnia con Davide Cogliano dell'E-Team Rovereto che insieme all'associazione Sopra le Righe Dentro l'Autismo hanno creato per il secondo anno consecutivo questo meraviglioso evento. Sì, questa è la seconda edizione, Copiloti Sopra le Righe 2, siamo contenti perché nonostante sia un weekend dove in tanti sono partiti per il mare, abbiamo comunque tanta gente e siamo contenti. L'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione di Copiloti, in questa giornata noi praticamente chiudiamo attraverso la polisportiva roveretana di cui facciamo parte, riusciamo a chiudere un'area del multiverso e praticamente per una giornata facciamo vivere a dei bambini che normalmente non potrebbero vivere queste emozioni una giornata da copiloti. Copiloti perché praticamente sono a fianco dei piloti durante dei giri che non sono veloci, sono dei giri dove non si va assolutamente forte, però comunque un po' di brivido, un po' di accelerazione, un po' di frenati ci sono. Questi bambini
questa manifestazione è nata per Sopra le Righe, che è un'associazione di bambini autistici di Carpi, e quest'anno l'abbiamo aperta a tutti perché l'anno scorso ha avuto molto successo, in tanti volevano salire. Io sono soddisfatto della riuscita, ringrazio il comune, ringrazio la polisportiva e ringrazio tutti i nostri sponsor che ci sostengono e che ci hanno dato la possibilità di organizzare questo evento. Quest'anno è riuscito molto bene e stiamo già progettando l'anno prossimo. Quanto è importante, Davide, vedere i sorrisi sulle facce dei nostri ragazzi? Ah, è una cosa che non si riesce a spiegare. Vedere, infatti, lavoriamo tanto per fare questo, perché veramente sacrifichiamo famiglia, lavoro e tantissime cose, però quando a fine giornata vedi i bambini, quando si tolgono il casco e scendono dalla macchina, è un'emozione incredibile e ci dà la forza di rifarlo, e quindi abbiamo già in mente di fare l'edizione numero 3. E allora ci vediamo alla prossima edizione con Copiloti Sopra le Righe del 2024. Grazie Davide. Ciao e grazie a voi. Del team Duilio Moto, anche voi presenti a questo magnifico evento? Sì, siamo presenti a questo magnifico evento perché, visto che si fa girare ragazzi, non ragazzi e via, mi sembrava più che giusto venire, perché mi sembra anche una cosa molto bella, una bella iniziativa, e si vede anche dal movimento che c'è, dall'entusiasmo che c'è. Quanto è importante far salire il pubblico su questi bolidi e far provare un'ebbrezza, ovviamente tutta in sicurezza? Ma guarda, quando lo facciamo abbiamo molta adesione in questo, perciò vuol dire che piace, è un momento di adrenalina, poi dipende sempre chi carichi, chi non carichi, cioè c'è il bambino che per dire ha paura, è inutile spaventarlo, si va piano e si dà solo un po' quell'emozione fino a un certo limite. Carichi l'adulto che invece si gasa o meno, e lo facciamo divertire a tutti. E vedo che funziona tantissimo. Poi per di più qua hanno fatto anche la soluzione dei ragazzi con problematiche, che è ancora più bello, perché vedi che è tanta roba. Io l'ho già fatto un'altra volta e vi garantisco che è da pelle d'oca, punto. Allora, Duilio Moto sempre presente per questi eventi. Io quando posso, più che volentieri, perché poi anche noi facciamo un campionato di autocross, di CVF, perciò cioè, tante volte siamo impegnati, ma quando è possibile ci siamo e ci mettiamo anche del nostro per organizzare, per creare questi eventi qua, che sono sempre tanta roba. Grazie a Duilio Moto e grazie al signor Duilio Lonardi. Grazie a voi, grazie di tutto e anche quello che fate voi. Grazie ancora. Ciao a tutti. Sono al fianco di David Bianciardi della Colle Corsa. David, oggi non siamo in un crossodromo, non abbiamo la polvere, ma non è che vi sentite un po' pesci fuor d'acqua? Un pochino sì, ci manca qualcosa, perché comunque sia la terra per me è sempre la terra. Comunque noi siamo anche piloti che partecipiamo anche a rally più importanti, tipo Rally Legend. Infatti abbiamo anche questi due R20 di proprietà di Riccardo Errani, che c'è il marchio con le corse, team Errani, sport e pel sociale, e comunque ce la abbiamo anche nell'asfalto. Due mondi così diversi che si avvicinano, che cosa ne pensi? Quello che li accomuna sono sempre l'adrenalina. Comunque noi piloti basta mettersi un casco, se poi è terra o asfalto non fa la differenza, l'importante è andare giù e mettergli del gas e stare soprattutto insieme, quello sempre e comunque. Grazie. Siamo in compagnia di uno dei soci fondatori del maneggio RearTu, il signor Federico Righi. Buonasera, buonasera anche a sua moglie, anche le istruttrici sempre del maneggio RearTu.
Allora, siamo ad un evento veramente importante, Copiloti Sopra le Righe 2023, dove ci sarà la possibilità di vedere questi ragazzi al bordo di queste macchine da rally, ma non solo, perché avremo anche il battesimo della sella. Esatto, esatto. Sì, l'idea è di usare i cavalli per la loro spontaneità, l'affetto che possono dare ai ragazzi e l'empatia che possono creare nei ragazzi stessi per creare un primo approccio con questo animale e magari dargli uno spunto per comunicare un po' di più con l'esterno, per avere un rapporto diverso con la realtà. Ecco. E quindi, dottoressa Elena Papoti e sua moglie, fra l'altro, parliamo anche di ipoterapia in questo senso. Sì, diciamo che non è ipoterapia in senso stretto, perché non è una terapia, però è un'attività. Un'attività che si fa con i ragazzi e i cavalli fanno da mediatori sia sociali, sia a livello sociale che a livello emotivo. E in questo modo i ragazzi riescono anche a rilassarsi, perché il cavallo, con la sua andatura molto lenta, riesce a trasmettere una situazione di relax, insomma. Siamo in compagnia dello splendido Kimi e della istruttrice Desiree del maneggio Reartù. Allora, spiegaci un po', Desiree, come funziona anche la sella con le varie staffe. Allora, noi principalmente al maneggio facciamo monta inglese, quindi è un tipo di sella un po' diverso da quella che presentiamo oggi, però abbiamo deciso, insomma, di introdurre questa oggi perché per i bambini è un po' più semplice aggrapparsi magari al pomello. E questa sarebbe la staffa originale della sella, dentro la quale si mette il piede. Avendo però bambini di diverse età, altezze, abbiamo deciso di aggiungere anche queste, che sono delle staffe supplementari, per permettere anche ai più piccoli, appunto, di raggiungere la staffa, appunto. Qua invece abbiamo Gavina, che presenta un metodo diverso di sellaggio. Lei ha un fascione, questo è un fascione da volteggio, usato appunto per la disciplina del volteggio, appunto, dove i bimbi avranno, insomma, le persone che andranno a cavallo avranno i piedi senza nessun tipo di staffa, nessun tipo di appoggio, ma hanno il fascione presenta queste maniglie alle quali possono aggrapparsi. È un metodo diverso che fa sentire un po' più a contatto con il cavallo piuttosto che la sella, dove invece c'è proprio uno strato di cuoio più o meno grande a dividere. Cioè, Kimi è un pochino irrequieto, forse ha voglia proprio di iniziare a cavalcare con qualche amico. Credo che in realtà Kimi abbia un po' voglia di mangiare l'erba, perché per loro è un po' come camminare magari su delle bistecche, che potrebbe essere per noi una cosa un po' bella da fare, e quindi loro vedono l'erba, vorrebbero mangiare, invece purtroppo gli tocca un po' lavorare prima del piacere. Allora, noi vi lasciamo prima al piacere e poi al dovere e vi ringraziamo tantissimo, grazie. Siamo in compagnia di Matteo, il giovane titolare della Trevisan Dolciaria di Villanova d'Asti, in provincia di Torino. Io appena sono arrivata ho visto subito questo meraviglioso banco pieno di veramente le cornie. Che cosa si tratta? Che tipi di prodotti crei? La Trevisan Dolciaria ormai crea prodotti principalmente panificati, si basa sui panificati, e poi ormai varia tra succhi di frutta, prodotti biologici, che ha più di 150 prodotti biologici di altissima qualità, e altri prodotti come taralli, che seguono la ricetta originale, le focaccette, le pipa spagnole, tanti crostini e dolciumi a volontà. Una linea che conta più o meno 600 referenze, quindi direi che ce n'è abbastanza. Anche voi qui a questo evento così importante, addirittura come sponsor? Assolutamente sì, ci teniamo a farci conoscere come azienda e riteniamo che, avendo dei prodotti validi, possiamo piacere, ci fa piacere offrire i nostri prodotti ai ragazzi meno fortunati. Grazie Matteo. Grazie a te. Massimiliano Borsari, consigliere comunale del Comune di Modena, ma non solo, anche consigliere della polisportiva roveretana. Che cosa significa creare un evento del genere?
È una bella emozione perché permette di regalare un sorriso a dei bambini che a volte fanno fatica ad avere anche delle forti emozioni. È una bella emozione per noi, per i ragazzi che ci danno una mano con le auto che sono venuti a gratis, completamente a loro spese, per poter regalare sempre questo famoso sorriso a questi bambini. Ci saranno altre iniziative? Ci sarà un calendario già prescritto per altri eventi del genere? Certamente, abbiamo intenzione di realizzare la terza edizione l'anno prossimo, ampliando la pista, ampliando il parco macchine e ampliando anche le attrazioni che possiamo offrire alle persone che vengono. E oltre alle persone, quanto servono anche le istituzioni in manifestazioni del genere? La parte delle istituzioni è fondamentale, perché io sono consigliere con delega all'organizzazione dei grandi eventi, quindi conosco il campo e mi muovo negli uffici, e l'apporto istituzionale è fondamentale per poter realizzare queste manifestazioni al giorno d'oggi. Grazie, grazie infinite Massimiliano. Siamo in compagnia di un altro sponsor, GR Ricambi di Carpi, con la signora Rossana e la signora Francesca. Quanto è importante essere presenti come sponsor in un evento del genere? Per me è molto importante, perché penso che sia un progetto per i bambini autistici molto importante, insomma, quindi noi abbiamo sposato questo tipo di attività che fanno in pratica. E dico a lei, signora Francesca, quanto è importante parlare di inclusività in questo momento? In questo momento credo tanto, specialmente perché è un periodo dove si sentono purtroppo spesso anche atti di bullismo nei confronti di chi è diverso, di chi non solo fisicamente ma anche come idee, come pensiero. Quindi credo che attività come queste, dove comunque viene messo al primo posto il concetto che il diverso è uguale alla fine, perché siamo tutti uguali e tutti possiamo fare le stesse cose, sia molto importante. Credo che il progetto che portano avanti questi ragazzi, ne parlavamo anche prima con Rossana, cioè nonostante i sacrifici che mettere in piedi una giornata come questa comporta, sapere che è la seconda edizione, quindi vuol dire che già la prima aveva avuto un grande richiamo di pubblico, e vedo che anche oggi c'è tantissima gente, credo che sia importante per i genitori, per i ragazzi e per tutte le persone che hanno scelto di essere qua oggi e di passare una giornata in compagnia, appunto portando avanti il concetto che siamo tutti uguali, con le stesse possibilità e le stesse opportunità. Bello e importante. Allora, grazie alla signora Rossana, alla signora Francesca e soprattutto a GR Ricambi. Grazie a voi. Stefano Tioli, colui che ha fornito, come vedete alle nostre spalle, questi enormi balloni, così lo chiamano, di fieno. A che cosa servono, signor Tioli? Ma normalmente servono per la lettiera degli animali, dei bovini, nelle stalle per la produzione del latte, che oggi le abbiamo portate qua appunto per delimitare la pista per l'avvenimento nel pomeriggio. E quindi sono comunque di fondamentale importanza se qualcuno dovesse magari perdere il controllo e andarci contro. Ovviamente i danni sarebbero minori. Sì, assolutamente, e sicuramente anche per la sicurezza delle persone che saranno a guardare, ecco. Siamo in compagnia di Clarissa, terapista dell'associazione Sopra le Righe Dentro l'Autismo, nonché sorella anche di Alessandro, che è appena arrivato dal suo giro di corsa ma vuol subito ripartire. Glielo chiediamo, gli chiediamo com'è andata. Ale, ti è piaciuto? È stato bello? Quanto? Così per lui è tanto, e così vuol dire è stato bello, mi è piaciuto. Ale, vuoi fare un altro? Ok, parti, vai. Siamo pronti per ripartire? Penso che gli è piaciuto tantissimo. Bene, noi siamo felicissimi. Grazie Clarissa, grazie Alessandro.
siamo in compagnia di Gabriele, uno dei copiloti di questa manifestazione. Gabriele, quanto sei andato veloce? Molto veloce! E avevi timore oppure eri pronto, carico, nella veste di copilota? Ero pronto, carico! E te ne faresti un altro di giro? Direi un altro giro! E allora andiamo a mettere il casco e pronti con Gabriele per un altro giro. Grazie Gabriele. Mancava proprio la mascotte di questo magnifico evento. Sempre con Duilio Moto parliamo di Gas, questo splendido Labrador. Gas? Zampa? Zampetta? Quell'altra? Bravo! Abbattere ogni tipo di barriera architettonica e di intolleranza. È quello che oggi sono riuscita a fare qui a Copiloti sopra le righe 2023. Noi ci vediamo dopo le vacanze il 29 di agosto alle ore 22 sul canale Sky 229. Buongiorno e benvenuti nella mia officina Restauro Auto d'Epoca Varini Enrico. Vi racconto un po' la storia della mia officina. Non sono molti anni che abbiamo aperto, sono 2 anni e mezzo, ma l'esperienza viene da un'esperienza decennale fatta nelle altre officine sempre di restauro auto d'epoca. Noi trattiamo nella ricostruzione e nel restauro completo da zero di auto di fama mondiale come Marche e non solo anche, e piccoli particolari o aggiustature o costruzioni di quello che il cliente richiede. Abbiamo, come vedete, una Mustang, una Lamborghini Miura SV, un Ferrari in fondo 250 SVB, quindi trattiamo di macchine abbastanza importanti con anche storia abbastanza importante. Noi partiamo nelle ricostruzioni, diciamo, dallo zero, dal telaio semplice, fatto naturalmente a seconda della marca della macchina e del tipo di macchina, fatta dagli esperti che in allora costruivano questi telai qua. Poi noi procediamo a ricostruire interamente la macchina, dalle strutture interne al pellame, alla forma esterna, il vestito, più cromature, maniglie, serrature e quant'altro. Noi, diciamo, con i miei collaboratori, diciamo che abbiamo basato tutta la nostra esperienza, certi tipi di finiture fatte in una certa maniera. Puntiamo più che altro a cercare di portare le macchine a una finitura fin troppo esagerata sull'originalità della macchina, diciamo, perché comunque il cliente il giorno d'oggi, spendendo i giusti soldi o anche tanti, cerca la perfezione della macchina, anche perché al cliente piace o averla in casa come sua passione, quindi oggetti fatti in una certa maniera, o se no ci sono anche clienti che queste autovetture qua le usano a volte anche quasi tutti i giorni per girare tranquillamente per i paesi, andare in raduni, andare in fiere o andare anche in manifestazioni molto importanti. Noi cerchiamo di fare di tutto per allettare questi clienti qua. Oggi siamo qui alla Dart Race per parlare con il team che ci spiegherà un po' il dietro le quinte. Siamo qui con Eleonora e lei è molto appassionata, ha solo 18 anni, ha la benzina nelle vene e quando cammina mette pure le marce, diciamo che fin da piccola è in questo settore. Da piccola, diciamo, quando piangeva non faceva uè uè ma faceva vrum vrum. E raccontaci un po' come si gestisce il team. Allora, sì, io sono in questo mondo da quando sono nata, quindi ne ho viste delle cose, anche se ho solo 18 anni, ne ho viste delle cose. Devo dire che il team viene gestito da tante persone, che grazie a loro non andrebbe avanti tutta sta
sta baracca qua, diciamo. E un team è molto difficile perché ci sono sia la parte dei piloti, che se non fanno come diciamo arriva questo, no scherzo, no, comunque ci sono anche i meccanici, c'è tutta la, c'è la parte, ad esempio mia mamma che gestisce tutta la parte prima delle gare, poi in pista ci pensa Alessandro, poi c'è Riccardo, c'è Francesco, cioè dobbiamo dare, dire grazie a tante persone. Bene, ciao. Siamo qui con Alessandro che appunto ci spiegherà come funziona il dietro le quinte. Perfetto, ciao, buongiorno a tutti. Allora, il dietro di quinte d'Arte Race è molto importante, nel senso che al centro del lavoro noi mettiamo molto la persona, quindi sicuramente siamo super organizzati nel box con la parte tecnica, abbiamo persone di spessore, tecnici che hanno lavorato anche nel mondiale. Detto questo, il retroscena più bello e più affascinante è quello che facciamo col pilota. Trattamenti con l'osteopata, preriscaldamento, preparazione mentale prima del turno. Quindi tutto quello che è la persona cerchiamo di prepararla a 360 gradi per poi ottimizzare la performance in pista. Quindi comunque mi sembra di capire che fra il team e il pilota c'è un rapporto costante a livello intellettivo e a livello fisico, certo. prima della gara e anche dopo la gara? Certo, diciamo nel weekend di gara si cerca di completare il lavoro che viene fatto durante le giornate di test e durante il percorso annuale, perché la gara finalizza un po' quello che è tutto il lavoro fatto nel periodo invernale e nel periodo di test precampionato. Facciamo dei test anche durante la stagione, però il grosso del lavoro lo facciamo l'inverno per preparare al meglio i piloti. Siamo qui con Claudia Casson, l'osteopata, e raccontaci un po' di cosa si occupa la tua professione e come aiuti i piloti. Allora, come hai già anticipato, io sono osteopata. Da quest'anno insieme ad Alessandra e Patrizia abbiamo deciso di intraprendere un percorso anche con i piloti. Il mio obiettivo come osteopata insieme ai ragazzi è quello di metterli nelle migliori condizioni possibili per quanto riguarda le performance e per quanto riguarda l'aspetto fisico all'interno della pista. Quindi quello che vado a fare tendenzialmente è un riscaldamento al mattino che permetta di far sì che tutte le strutture del corpo siano nelle migliori condizioni possibili per entrare in pista. Durante la giornata gli faccio assistenza in qualsiasi momento, quindi se hanno bisogno di qualsiasi cosa io sono disponibile per loro, sia per quanto riguarda un aspetto muscolare, strutturale, quindi diciamo in toto. E il mio obiettivo appunto è quello di metterli nelle migliori condizioni possibili, quindi sia per quanto riguarda un discorso di prevenzione a quello che può essere un eventuale infortunio, sia per quanto riguarda appunto un discorso di performance, quindi andare a far sì che la loro performance all'interno della pista sia la migliore possibile, quindi cercando di fare un'integrazione sotto tutti i punti di vista. Ma stiamo nel circuito, quindi parliamo anche di piloti. Siamo qui con Carlo, buonasera. E siamo a metà di questo campionato, come sta andando fino adesso? Weekend un po' in salita per noi, abbiamo avuto un po' di problemi, un po' di difficoltà fra le qualifiche 1 e 2, ieri gara sprint ho dovuto purtroppo cedere, sono uscito per dei problemi alla moto, adesso cerchiamo di rifarci in gara 2 stasera. Allora, direi abbastanza bene, nel senso che siamo passati a una categoria superiore rispetto all'anno scorso. L'anno scorso correvamo in avanzata, per la quale abbiamo spesso combattuto per le prime posizioni. Quest'anno quindi è un po' più difficile. E la prima gara a Misano è andata, diciamo, in linea con le aspettative, nel senso che abbiamo migliorato parecchio rispetto all'anno scorso, anche se comunque ci siamo trovati nella parte, diciamo, nella seconda metà della classifica. Qui al Mugello è stato un po' più difficile perché con moto nuova e sospensioni nuove ci abbiamo messo parecchio a trovare il setup giusto, l'abbiamo trovato soltanto in gara questa mattina, e il vero problema che abbiamo avuto è che è stata una gara molto in salita e ho fatto qualche sorpasso un po' aggressivo che mi ha portato a un errore e quindi sono finito in ghiaia, anche se l'ho tenuta su, e quindi abbiamo finito la gara purtroppo in ultima posizione, però
c'è stato un buon miglioramento, direi che come direzione di lavoro stiamo andando nella parte giusta e adesso per la prossima speriamo di riuscire a fare meglio. Comunque l'obiettivo di quest'anno è imparare, migliorare e ci stiamo spostando nella direzione corretta. Un saluto dalla vostra Matilde.